Giulia Luzzi, percorso artistico e sopravvissuto affetto per i Cesaroni. Giulia Luzzi, attrice, cantante e presentatrice radiofonica, ha condiviso la sua esperienza con Fanpage. It, ricordando i passaggi salienti della sua carriera, a partire dagli esordi nei Cesaroni fino all'impegno nel musical Mare Fuori. In una recente intervista, Luzzi ha manifestato la sua gioia quando i fan la avvicinano per strada dicendo: "Tu sei stata la mia infanzia". Si approfondiranno le sue future ambizioni e i desideri legati al suo ritorno in I Cesaroni. Il cammino di Giulia Luzzi, dall'inizio al trionfo e l'aspettativa di un ritorno nei Cesaroni. Considerata una figura versatile nel panorama dello spettacolo italiano, Giulia Luzzi è di recente protagonista nel musical Mare Fuori. La sua carriera, iniziata in giovane età, è costellata da ruoli di grande impatto nelle serie TV amate dal pubblico. La sua rappresentazione di Yolanda Bellavista in I Cesaroni e di Giulia Biancofiore in Un medico in famiglia l'hanno consacrata come un volto noto e apprezzato. Recentemente ha espresso l'auspicio di poter tornare a recitare nei Cesaroni, una delle serie più distintive della sua carriera. Raccontare cosa è successo a Yolanda in tutti questi anni sarebbe molto bello, penso che anche il pubblico ne sarebbe molto felice, ha esposto l'attrice. Inoltre, è emerso il racconto del suo rapporto con Nicola Olivieri. La loro amicizia, che ha avuto inizio sul set, si è sviluppata e intensificata nel tempo, anche grazie all'uso dei social media. Dal mondo televisivo al palcoscenico, il percorso di Giulia Luzzi. Dopo i Cesaroni, Giulia ha intrapreso una significativa avventura nel musical Romeo e Giulietta, un sogno che l'accompagna fin dall'infanzia. Questa nuova esperienza ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera, permettendole di esibirsi dal vivo e di affinare le sue capacità artistiche. Oltre a questo, Giulia è nota per aver prestato la voce italiana a Miley Cyrus nella serie Hannah Montana, un ruolo che ha contribuito a rafforzare il suo legame con il pubblico giovanile. "Tu sei stata la mia infanzia" è una delle frasi più frequenti pronunciate dai fan, un chiaro segnale del suo impatto su una generazione cresciuta con le sue performance.